C'era una volta, anzi, c'erano due volte due bambini della stessa età, della stessa altezza, dello stesso colore di capelli, della stessa città, perfino dello stesso quartiere, eppure molto diversi tra loro. Perché uno era un bambino buono, l'altro era un bambino cattivo. Insomma, era non proprio cattivo, un po' cattivello come sono i bambini. La mamma del bambino buono voleva bene a suo figlio, perché era un bambino buono. Anche la mamma del bambino cattivello voleva bene a suo figlio cattivello, ma era sempre molto arrabbiata con lui. Sei un bambino molto cattivo, gli gridava, finirai molto male. La mamma del bambino buono era invece sempre contenta, gli diceva con voce dolce dolce, che bravo bambino che ho, sicuramente diventerai un grand'uomo. Il bambino buono andava bene a scuola e faceva sempre i suoi compiti scrivendo con una bella calligrafia. Il bambino cattivello invece non andava quasi mai a scuola e diceva alla mamma di essere malato e invece andava a giocare alle slot machine al bar. Nella slot machine si mette una moneta da 2 euro, si prende un bottone rosso, poi 5 rulli con tante figure girano, girano, vrum e si fermano. Se si vedono 5.000 rosse tutte in fila quando i rulli sono fermi, si vincono tanti soldi, anche 50 o 100 o 200 o 1.000 euro. Ma il bambino cattivello portava sempre con sé da casa un cacciavitino e con quello apriva lo sportello, prendeva tutti gli spiccioli mentre nessuno vedeva. E i 2 euro per cominciare a giocare, il bambino cattivello li prendeva dal borsellino della mamma mentre la mamma era in bagno a fare la pipì. E con tutti quei soldini il bambino cattivello comprò un iPod per sentire la musica. Sapete, bambini, quel piccolo magico iPod bianco con gli auricolari, più piccolo di un pacchetto di sigarette, dove stanno dentro migliaia e migliaia di canzoni pop cantate dai veri gangster che in America sparano con le pistole. Al bambino cattivello piacevano i gangster con le pistole, sognava di diventare proprio come loro da grande, ma ancora più cattivo, con una pistola ancora più potente, pure silenziosissima, precisissima, infallibile, che uccide tutti al primo colpo. E poi, con quei soldini, il bambino cattivello comprava le sigarette e la droga. Sì, era molto piccolo, ma già fumava le sigarette, le canne, inghiottiva le pasticche di ecstasy, tirava su per il naso una polverina bianca, come aveva visto fare la nonna allo zio. Sì, una polverina bianca che si chiamava Coc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 o. Coccoina! Come la colla che usava per incollare sul quaderno le fotografie di donne e uomini nudi che trovava su internet assieme al fratello più grande, insomma. Il bambino cattivello ne faceva di ogni e si divertiva tanto, tanto. Il bambino buono invece stava sempre con la mamma, ubbidiva al papà e studiava tanto perché da grande voleva fare lo psichiatra, come il cugino grande che aveva una casa bellissima con dentro tanti quadri blu e tanti tappeti blu e tanti cuscini blu e una tavola blu con una tovaglia blu e dei piatti blu e dei bicchieri blu e un giardino di piante, tutte blu, che sarebbero state verdi, ma c'erano tre giardinieri che venivano pagati tutti i giorni per dipingere di blu tutte le foglie e i fiori nuovi che via via nascevano. Ma la mamma del bambino buono non voleva che suo figlio giocasse con gli altri bambini, perché diceva che erano tutti troppo cattivi e che lo avrebbero sciupato. E quindi il bambino buono stava sempre solo ed era molto triste perché si sentiva molto solo, ma diceva alla mamma, al papà, al fratellino, alla sorellina, al cugino grande, alla nonna e al nonno con l'Alzheimer, che lo chiamava sempre per il Chihuahua, che era molto felice e che gli piaceva andare a scuola, tenere la camera in ordine e fare compagnia al nonno con l'Alzheimer che lo scambiava per il Chihuahua e andare alla messa la domenica e confessare al prete di aver commesso il peccato di mangiare troppa Nutella e caramelle al miele. E allora il prete si arrabbiava e gli diceva che ne uccide più la gola che la spada. Questa frase il bambino buono non la capiva perché lui non aveva mai preso in mano una spada, perché non giocava con i soldatini e non si vestiva da Zorro o da Vichingo per carnevale e giocava solo facendo collezione di francobolli e monete di San Marino. Il bambino cattivello invece strappava di mano dalle bambine le loro bambole, le spogliava, le metteva sul piccolo cesso della piccola casa di Barbie e poi urlava: Caga maiala puttana rotta in culo, figlia di troia, o ti stacco la testa, Dio cane bastardo di un Dio, lo giuro sul mio cazzo che te la stacco quella testina, schifosa troia! Ma siccome la cacca non usciva, perché le bambine non hanno il buchino del culetto, ma sono fatte di plastica senza buchi, allora il bambino cattivello gli staccava veramente la testa, le bambine piangevano, i loro papà gli ricompravano 10 bambole nuove per ogni testa. Testolina piccola, 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 ammaccata, staccata dal bambino cattivello. Un giorno il bambino buono e il bambino cattivello si incontrarono
Il bambino buono stava andando a comprare il pane fresco del forno all'alba, perché la cugina era loro ospite e mangiava solo pane fresco del forno comprato all'alba, mentre il bambino cattivello stava tornando a casa dopo essere stato tutta la notte a suonare i campanelli di mezza città, svegliando tutti i poverini. Quando si videro, il bambino cattivello disse al bambino buono: «Ma vedi come sei vestito? Sei fuori moda, fai schifo, sembri un cremino, un bignè, sei pettinato come una femminuccia!» «Sei froccio!» E il bambino buono non seppe cosa rispondere. Non sapeva cosa fosse un frocio, perché nel libro di scuola, di letture, la parola frocio non c'era. Eppure lui aveva imparato quasi a memoria tutte quelle letture durante l'estate, ma capiva che era di certo una cosa molto molto brutta essere un frocio. Forse peggio ancora che essere chiamato femminuccia. E così il bambino buono, addolorato dalla cattiveria che gli aveva detto il bambino cattivello, corse a casa, si nascose in lacrime in camera sua e si buttò dalla finestra e morì. E non andò in paradiso, perché il prete non gli aveva ancora dato la soluzione per il peccato di gola della Nutella e le caramelle al miele. E così finì all'inferno per il peccato di gola, dove pochi anni dopo arrivò anche il bambino cattivello per il peccato di spada. Cioè si era fatto una spada, una pera, era morto di overdose. E all'inferno, diventati tutti e due molto, ma molto, ma moltissimo cattivissimi, diventarono molto, ma moltissimo amici.